Salve, qui dal vostro maestro Obi-Wan Kenobi. Benvenuti o bentornati sul mio canale. Sono sicuro che avrete già una domanda. Ebbene sì, questa è un'intro generica per informare voi utenti che mi seguite e mi supportate che in questa serie vedrete solo ed esclusivamente contenuti legati ai cosplay e alle build PvP di Armored Core 6. Quindi, detto questo, non vi faccio perdere ulteriore tempo, vi auguro buona visione e direi che è il momento di iniziare. Bene, ben ritrovati. Come avete letto dal titolo, oggi andremo a vedere il Mech La Ruspa, questo bellissimo robottino giallo e nero equipaggiato con doppio fucile laser e doppio cannone laser a diffusione. Penso che la tattica si capisca abbastanza bene. Cercate di stordire l'avversario con i cannoni a diffusione mentre lo martoriate di colpi con i fucili laser, anche perché ci siamo tutti resi conto di quanto queste armi siano buggate, sia a livello di hitbox che di danno. Quindi, perché non sfruttarle? E più, se andate a applicare al concetto delle braccia con il tracciamento massimo, direi che gli avversari che possono darvi anche qualche difficoltà sono molto 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 pochi, però ricordate che avete i cingoli, quindi il mech volante con 4 lanciamissili super leggero, magari cercate di evitarlo, perché quello tecnicamente parlando non gli state dietro. Quindi fate molta attenzione, però ripeto, in un modo o nell'altro siete una ruspa e letteralmente parlando potrete sfondare e tirare dritti contro quasi tutto quello che il gioco vi può mettere contro, più o meno. Detto questo, non sto qui a elencarvi tutte le parti, dato che sono sempre le solite. L'unica cosa che mi dispiace è il petto, perché ho dovuto scegliere, diciamo, una parte più leggera, perché i cannoni a diffusione e i fucili laser di questa portata sono troppo pesanti e i cingoli non reggono. Solitamente utilizzo questo petto qui, dov'è? Eccolo qua, che dà molte più difese, ma è anche abbastanza più pesante. Purtroppo qui ho dovuto optare per un'altra opzione, ma va benissimo così, siete comunque devastanti. Detto questo, non vi faccio perdere tempo con ulteriori spiegazioni del Mech e direi che possiamo direttamente andare in PvP. Oggi non si guarda in faccia nessuno e startiamo direttamente dentro alla forgia, alla mappa chiusa, che così non soffro troppi nemici con i lanciamissili, anche se il nostro avversario ne ha due. Ha i lanciamissili verticali, forse? Non lo so. Con questo mech che no, già non iniziamo, gioco. No, ho appena fatto un errore, perché se l'avessi lanciati entrambi l'avrei stordito. Ma nessun problema, perché tanti i nostri laser fanno dei danni che sono illegali. E il nostro avversario non potrà fare assolutamente niente. Anche perché ha 2 HP. Non so quanto sentirete schiacciare i tasti in sottofondo, ma con questo mech veramente tanto. Come vedete, i danni dei laser sono qualcosa di illegale. Continua a sostenere che dovrebbero mettere a posto un attimino l'hitbox perché è qualcosa di sbagliatissimo. No! Cavolo! Bravo! Guarda che se mi stai vicino fai solo il mio gioco, eh! Grazie mille! Olè, e la prima clip è andata via così. Derapiamo facendo una bella O. Seconda clip. Devo dire che tra il lag e la gente che cambia mech per battermi, oggi non va molto bene. Doppia sparachiodi, revolver e plasma. Normale. Cioè, è un mech come tanti altri. E il gioco che ci mette 30 anni a caricare. No, che due scatole quando si resettano i cosi. Quando si resettano i cannoni a diffusione, l'avrei ucciso prima.
Oh, questo è un combattimento normale con un avversario normale. L'ultimo, per esempio, contro cui sono andato, che ho perso più che altro per il lag, ha cambiato letteralmente il mech solo per adattarsi a questo. Lo capisco, perché aveva un mech super leggero e avrebbe perso punto in questa mappa, però neanche sceglierne uno che mi counterai completamente, lo dico più volte, non è proprio il massimo. E comunque l'ho devastato mentre parlavo. Vacca, che velocità. Terza clip in questa mappa. Vediamo un po' l'avversario. Oh, un altro avversario abbastanza normale. Quello che mi è venuto conto prima, ho dovuto buttarlo fuori due volte perché continuava a entrare e utilizzava un mech super mega ipercorazzato tank solo perché aveva visto che usavo questo e ho detto nah, va bene tutto, ma se no lo uso anch'io e tanti saluti. Preso. No, che fastidio, si sono resettati i colpi. Vabbè, l'avevo preso tantissimo prima. Tanto lo sto uccidendo solamente sparandogli così. E vive laser. No, i missili in seguimento, maledetti. Puoi morire? Grazie. Lo trovo un mech abbastanza normale. Devo essere sincero, probabilmente se avessi utilizzato i cannoni laser sarebbe stato più semplice. Perché i cannoni a diffusione hanno questo problema che si resettano e poi sono meno precisi, così a occhio. Preso. La volta non si sono scaricati. Muori. Bella lì. Come vedete, contro i mech normali riuscite a vincere senza troppi problemi. Quindi, tecnicamente parlando, anche contro quelli un po' più grossi, potrei effettivamente provare ad andarci contro. Magari riesco a sconfiggere lo stesso. Allora, abbiamo cambiato mappa. Il nostro avversario ha... Vediamo un po', non ho guardato assolutamente il mech che avevo. Oddio, un carro. Ma che misturotto di roba c'ha? Ha anche le braccia sbagliate. Comunque, mi spiace che prima ho fatto una clip bellissima contro un avversario che aveva la foto profilo di Anya, quella di Spy Family. Era veramente molto carino sia il mech che la foto, però purtroppo non mi si è registrato l'audio, per cui niente. A te ti vengo vicino e semplicemente ti sparo coi cannoni. Ho già capito. No! Com'è possibile? Vabbè. Aspetta, va. No! Ho finito. Non quando l'ammazzo più. Ma come? Non l'ho stordito! Muori! Yes! Questo qui, se avessi avuto il mech quello da sfondamento, l'ho fatto apposta, con 4 fucili a pompa, doppio diffusione e doppio Zimmerman. E questo da ammazzare mi viene male. Ma se faccio così, invece, facciamo il contrario. In teoria prende più danni dai colpi dei colpi a diffusione. Lo stordisco pure prima, appunto. Non li devo caricare. Faccio molti più danni così. Muori, non ti faccio fare la barriera difensiva. Olè. Dovevo far così anche prima. L'avrei sconfitto subito. Una build abbastanza stupida la sua, cioè con le parti sotto da carro puoi letteralmente utilizzare tutto, quindi poteva effettivamente avere roba migliore. Allora, vediamo un po' il mio avversario che mecca. Anche questo non l'ho assolutamente guardato perché è entrato e ha accettato. Carino. Arma fisica, Gatling, e cosa, doppio Songbeard. Ma che ha il petto del boss finale? Vabbè, c'aveva tutto il boss finale. Ma ha fatto una build cosplay, mi sa. Forse no la Gatling, ma il resto sì. Vabbè, neanche Sogbird in realtà. Tuk.
Guarda che volare e poi piombarmi addosso a quella maniera non ti conviene. No, manco per... Olle. Vabbè, c'ha un HP. Cappiamo. Muori. Meno male, cioè c'aveva letteralmente un HP. Olè. La sua build è un po' particolare. Perché... Io perché volo poco, ma i Songbird personalmente li reputo un'arma abbastanza inutile. Sono forti a livello di danno, non lo metto in dubbio, però boh. Ah, l'ho preso solo con uno. Preso. Quanto gli ho fatto di danno? A uno di vita. Au. Hai uno di vita, muori. Eri troppo lontano, la rosa di colpi era troppo larga. Non la potevi schivare. Filo, colpito a bruciapelo con i due colpi dei cannoni a diffusione, l'ho praticamente shottato, gli ho tolto tipo tre quarti di vita. Comunque ho notato adesso che c'ha il simbolo di Elden Ring. È più bello il mio. Ok, ultima clip, ma il gioco mi ha buttato fuori a me e al mio avversario dal caricamento della battaglia. Quindi non so, secondo me lagherà un pochino. Avversario particolare, molto leggero, doppio bazooka, devo stare lontanissimo, anche se mi prendo in pre-fire con quelle maledette armi. Ah, però ha caricato super in fretta, quindi o è il mio avversario che sta laggando tantissimo. Preso. Ci siamo presi. Sì, ma i miei danni sono un pelino più alti. No! Scoppia. Oh, i cannoni a diffusione, come anche i cannoni laser, quando sparati il colpo caricato sono di un preciso che non ne concepisco la logica. E sono istantanei, vi prendono punto. Questo mech sinceramente devo provarlo con i cannoni laser, perché secondo me è molto più forte. No! Cosa l'ha colpito? Ah sì. Vacca, che danni! Ok, l'ho one-shottato! L'ho letteralmente one-shottato! Aveva vita piena, doppio colpo di cannone a diffusione, armatura d'assalto e un paio di colpi. Cavolo, non pensavo, non avevo idea che fosse così fragile a livello di vita. Cavolo, bella come sei sta clip. Ok. Per tirare le nostre conclusioni dico la stessa cosa che ho detto in fondo al video del mech sfondamento. I cannoni a diffusione sono troppo forti e soprattutto troppo precisi per essere delle armi che sparano una rosa di colpi. Quando il colpo è caricato è qualcosa di devastante. Oltre a essere super preciso è super veloce, quindi schivarlo è veramente difficile. In più, a meno che non siate un carro super mega iper pesante, quindi col sotto effettivamente da carro armato e abbiate le parti del mech sopra molto da tank, vi stordiscono quasi al 100%. Diciamo che sono molto rari i casi in cui questa cosa non succede. Sicuramente vi porterò altre varianti di questo mech, magari quei laser più leggeri, con i cannoni laser sulle spalle, magari quei fucili laser, quelli super mega pesanti col colpo doppio, non lo so. Vedrò un po' come gestirmela, comunque questo non sarà l'ultimo mech che vedete fatto in questa maniera. Le combinazioni con cui si possono utilizzare queste armi sono veramente tante. Detto questo, direi che per oggi qui, dal maestro Obi-Wan per Obi, è tutto. Come sempre, che la forza sia con voi. Ci vediamo al prossimo video.